Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanti temi da trattare. Quest'oggi è stato svelato anche il calendario della Serie A, ma ci soffermeremo anche sui vari temi legati al mercato e lo faremo con il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini, che ritroviamo con piacere. Buonasera, direttore. Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti. Ciao. Dunque, dicevo del calendario, particolarmente interessante il quinto turno, la quinta giornata di andata del campionato con vari scontri diretti, il derby Milan-Inter e anche Fiorentina-Juventus. Beh, sì, insomma, tutto sommato questa quinta giornata è assolutamente interessante. Ricordiamolo che si giocheranno quattro turni ad agosto, per cui si partirà subito con il botto, perché ci saranno ben quattro turni di campionato con il mercato aperto, per la gioia, tra virgolette, di allenatori, direttori sportivi e calciatori, un po' meno per loro, ovviamente. Per noi invece sarà modo anche di raccontare veramente nelle ultime 2 settimane di agosto tantissime trattative. Però sì, la quinta giornata è già particolarmente significativa. Sarà un campionato anomalo, Lorenzo, l'abbiamo detto mille volte, sarà un campionato particolare, molto difficile, in cui quel mese e mezzo in cui termineranno, no, praticamente le partite del campionato per il mondiale che ci sarà, poi dopo capiremo come ripartirà e come verrà anche programmata la preparazione, perché ci sarà una sorta di richiamo della preparazione in quel periodo e quindi chi lavorerà bene lì, secondo me, poi potrà valutare anche una ripartenza migliore. Quindi ecco che oggi anche i preparatori atletici sono diventati ancora più importanti, perché questa anomalia della sospensione di un mese e mezzo sarà fondamentale. Che si diceva che i campionati si decidono a primavera, e quest'anno secondo me si decidono anche a novembre, a come verrà fatta la preparazione a novembre. Eh sì, i preparatori atletici avranno studiato nei dettagli come arrivare alla sosta e soprattutto come gestirla. Parlando invece del mercato, è sempre l'Inter la società più attiva? Beh, direi proprio di sì. Insomma, ora l'Inter praticamente ha in mano Lukaku, ha chiuso l'operazione Aslani, ha chiuso altre operazioni importanti come quella di Bellanova. Lorenzo, ora penso che l'Inter fondamentalmente abbia bisogno di cedere qualcuno per andare a chiudere l'operazione Dybala, perché su Dybala gli hanno chiesto un po' di tempo, a quanto ho capito, nel senso che la volontà è sempre quella di fare l'operazione, di chiudere l'affare, di dargli il contratto di 3 anni con l'opzione sul quarto. Però nonostante questo, Lorenzo, oggi l'Inter deve cercare di, entro il 30 giugno, fare un'uscita pesante. Pensiamo tutti a Skriniar, ma pensiamo anche, per esempio, a uno tra Dzeko e Sanchez. È chiaro che più volentieri oggi vorrebbero sacrificare Alexis Sanchez. E quindi la storia, insomma, Dybala Inter è una storia sempre molto reale, sempre molto importante, molto vicina sempre alla conclusione, ma ancora non definita, perché c'è anche questo aspetto. E intanto intorno qualche rumors comincia a girarsi, perché si dice, no, che il Milan stia osservando, anche se poi io contatti diretti non credo che ci siano stati, e anche il Tottenham, come abbiamo scritto e come è stato scritto anche su tutto il mercato web, sta seguendo la vicenda. Di sicuro più si va avanti e più la situazione potrebbe magari anche regalare delle sorprese, anche se, insomma, dopo tutto quello che ha fatto Marotta e Ausilio per cercare di portare Dybala, insomma, se poi non si andasse in porto in questa trattativa sarebbe clamoroso. Ecco, dalla Spagna ci potrebbe essere qualche inserimento per Dybala? Ma io sinceramente ti devo dire la verità, avevo capito un po' l'Atletico Madrid, però poi non è quel tipo di giocatore che a mio avviso può essere interessante, soprattutto per Simeone. Poi insomma è chiaro che c'è sempre il discorso del Barcellona, che potrebbe essere, no, un tipo di squadra adatta a Paolo Dybala. Però in questo momento, Lorenzo, con grande onestà bisogna dire che non c'è la fila per Paolo Dybala, cioè l'unica vera proposta concreta, forse magari anche perché il giocatore poi alla fine ha deciso di accettare solo quella, arriva dall'Inter. Il resto sono molte chiacchiere, molti discorsi, molti interessamenti, ma come si dice, molto fumo e poco arrosto. Ecco, il Milan invece che tipo di mercato porterà avanti a tuo parere? Perché si è parlato molto di questo budget limitato a disposizione dei dirigenti rossoneri, certi obiettivi potrebbero anche svanire, quindi ecco, cosa c'è all'orizzonte per il Milan? Ma io, Lorenzo, all'orizzonte sinceramente non riesco a vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che pensavo prima. Ecco, questa storia del budget mi lascia però un po' perplesso, perché di solito, no, c'è un passaggio da una proprietà, da un fondo all'altro, uno pensa che questa cosa vada a migliorare, non a peggiorare. Mentre prima c'era un certo tipo di budget, ora davvero sembra che ce ne sia un po' meno, e quindi il Milan debba fare anche delle scelte. Cioè, prima le scelte dipendevano principalmente dai giocatori trattati, oggi le scelte dipendono anche dal budget che ti può permettere di andare su una strada rispetto che a un'altra. Io
Il Milan, innanzitutto, noi attendiamo sempre questa ufficializzazione dei rinnovi di Maldini e Massara, anche se insomma loro si stanno muovendo, anche ieri a Milano hanno parlato con la Roma per Florenzi, quindi si stanno ormai interessando come se nulla fosse. Però questo era un dato di fatto importante che doveva essere subito ratificato, perché chiaramente dà una forza diversa. Io loro credo che ancora Origi lunedì arriverà e farà le visite mediche, no? Questo intanto è un dato di fatto. Poi Messias e Florenzi li hanno portati a casa e sono altri due dati di fatto. Ora c'è da capire che cosa vogliono fare, cioè sull'esterno alto, che è il grande colpo del Milan, oppure se naturalmente diciamo possono continuare ad andare avanti su Botman. Ancora Renato Sanchez è un punto di domanda. E in effetti c'è stato un rallentamento anche di Traoré in questi ultimi giorni. Sì, Traoré che potrebbe essere l'alternativa. In effetti Traoré 25 milioni di euro se vogliono spendere. D'altra parte, insomma, il Milan ha pescato sempre molto bene, no, su certi tipi di giocatori che comunque sono scuola Empoli, perché Traoré parte dall'Empoli, poi va al Sassuolo e dimostra di essere al Sassuolo un grande giocatore. Sì, può essere anche lui un'alternativa, però mi sembra che il Milan sia nella fase, no, di coloro che vorrei ma non posso, cioè nel senso sono pronto a chiudere, però aspetto il via, no? La famosa bandiera che ti dà il via per partire, no? E andare a fare la gara, la corsa. E loro, finché non c'è il semaforo verde, non possono muoversi. Paredes può tornare nel nostro campionato? Paredes può tornare se l'operazione incrociata vede magari, cioè, ovviamente Paredes e Juventus, se vede magari qualche giocatore della Juve che può andare in questo senso a Paris Saint-Germain. Io, ma senti, pensavo a Ken, che comunque c'era già stato, ma non mi sembra che in questo momento ci sia la volontà del Paris Saint-Germain di andare a prendere un giocatore come Ken, a meno che non trovino un'alternativa che possa essere interessante. Però quale potrebbe essere oggi un giocatore della Juventus che può interessare al Paris Saint-Germain? Non è facile. Io pensavo ad uno scambio, secondo me lì c'è qualcosa in piedi, non di caldissimo, ma potrebbe anche essere, perché mi sembra che ormai il Paris Saint-Germain abbia deciso, no, in mezzo al campo, di fare anche altre scelte, e quindi Paredes sì, può essere un'opzione. E come ti ho detto mille altre volte, sempre qua al TMV News, per me sarebbe la soluzione ideale, perché Paredes è il giocatore che metterebbe d'accordo quel centrocampo della Juventus con Pogba, che verrà annunciato a luglio. Direttore, grazie mille come sempre per il tuo intervento, buon lavoro. Grazie a te Lorenzo, saluto a tutti e appuntamento al prossimo TMV News. Ciao! Andiamo a salutare adesso Franco Peccinini. Ciao Franco, buonasera. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio, buonasera. Che Roma ti aspetti per la prossima stagione sulla base delle operazioni che i giallorossi stanno portando avanti in questo mercato? Beh, per il momento credo che si sia soltanto Matic, no? Come acquisto, tutte le altre sono chiacchiere, così che giornalistiche che di questo momento, di questo periodo, insomma, ne abbiamo tantissime. Quindi aspettiamo i fatti per poi giudicare quello che è stato l'operato della società e quale sarà la squadra del prossimo anno. C'è stata comunque la partenza di Mkhitaryan e si parla molto di Zaniolo, del futuro di questo calciatore che è stato accostato prima al Milan, adesso anche alla Juventus. Che sensazioni hai? Che sono chiacchiere, si parla. Vediamo, aspettiamo i fatti, perché cioè lanciarsi i giudizi in questo momento mi sembra piuttosto azzardato. Io aspetterei le prime definizioni, i primi acquisti, per poi giudicare l'operato della società. Certamente sulle voci e soprattutto sulle notizie che si leggono, mi sembra che stia nascendo una squadra, sempre che vadano in porto gli acquisti che si leggono sui giornali, una squadra che non mi sembra da grandi obiettivi, ecco, francamente no. E tornando a Zaniolo, ecco, ti saresti aspettato magari una presa di posizione da parte del giocatore sulla sua volontà di rimanere a Roma, oppure no? Guarda, quando ci sono società come la Juventus e come il Milan, io credo che poi, se sei nato nella Roma, così come è nato nella Roma Pellegrini, così come è nato nella Roma Totti, così come è nato nella Roma De Rossi, ci può stare che si prendano delle posizioni intransigenti di rimanere nella società giallorossa. Tutti gli altri, io credo che sono pronti a sfruttare la minima opportunità di migliorarsi in carriera. Tornando alla partenza di Mkhitaryan, come l'hai giudicata? È chiaro che è scadenza di contratto.
Male, l'ho giudicata male perché indubbiamente è partito un giocatore che quando era nelle condizioni ottimali faceva sempre la differenza. Quindi la Roma adesso leggo anche di una probabile partenza di Veretout. Io, ecco, sono due giocatori che avrei tenuti ben stretti nell'organico del prossimo anno, perché sono due giocatori che possono dare, hanno dato tanto e potevano dare ancora tanto alla Roma. Sì, Veretout probabilmente ha avuto un rendimento non del tutto continuo, però insomma, buon giocatore, però si può sostituire. Beh, sì, questo sì. Intanto bisogna trovare uno all'altezza sua e non è facile. Poi che ha avuto un rendimento alternato è certamente dovuto anche al fatto della mancanza di fiducia da parte dell'allenatore. Oggi leggo che praticamente Mourinho sta trattenendo la cessione di Veretout perché vuole un giocatore con le stesse caratteristiche e dello stesso livello, ma allora se cerchi un giocatore così, tieni di Veretout, dagli fiducia. Perché è un giocatore che lo abbiamo visto nelle migliori giornate dare un rendimento altissimo e fare delle grandissime prestazioni. E su Sergio Oliveira invece il tuo pensiero qual è? Sergio Oliveira non ha aggiunto nulla a quello che già aveva la Roma. Quindi io avrei optato per tenermi Villar, almeno era un ragazzo che poteva fare crescere sicuramente, poteva fare una maggiore esperienza. Andare a prendere un giocatore come Sergio Oliveira per aspettarsi magari un salto di qualità, anche sotto, soprattutto sotto il profilo dell'esperienza, cosa che non c'è stata, quindi è stato un fallimento su tutto il fronte l'acquisto del portoghese. Quindi ecco, sulla base delle tue sensazioni è difficile per la Roma poter pensare di entrare tra le prime quattro nel prossimo campionato. Ma al momento sì. Al momento sì, però siamo lontani dalla chiusura del calciomercato, quindi c'è da aspettarsi di tutto. Certamente la Roma ha qualcosa da smaltire, anzi tanto da smaltire nell'organico, ha degli esuberi anche importanti e quindi deve trovare delle collocazioni giuste. Leggo che oggi il presidente ha detto che prima bisogna vendere per acquistare. Sai, vendere, acquistare è facile, vendere lo è un po' di meno, è chiaro. Che poi hai in organico questi che sono sull'uscio della porta, dei giocatori che non hanno avuto una stagione esaltante, quella passata, quindi non di facile collocazione. Franco, sei sempre molto chiaro, ti ringraziamo e ci sentiamo prossimamente. Ciao Lorenzo, buona giornata, buon proseguimento. È il momento adesso di andare a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a voi. Nuovo allenatore del Brescia femminile, complimenti in bocca al lupo. Com'è nata questa Grazie. possibilità, questa nuova avventura? Ah, come sai, io ero un po' di tempo che stavo seguendo il calcio femminile da, diciamo, osservatore neutrale, però nell'ultimo paio d'anni mi ero appassionato e avevo maturato un po' questa idea. Poi verso finale di stagione c'erano stati degli approcci con più squadre che avevano intenzione di cambiare il loro allenatore. Poi alla fine mi sono deciso per il Brescia, che è una realtà molto interessante. Interessante, lo scorso anno ha concluso il campionato a un solo punto dalla neopromossa Como, quindi una squadra che ha una base molto solida dal punto di vista delle giocatrici, della qualità tecnica, e quest'anno la società voleva riprovarci con un allenatore, diciamo, esperto, quale ormai vista l'età sono, e sono stato felicissimo di accettare questa mia prima esperienza nel femminile, spero di poter dare anche un contributo per la crescita di questo movimento. Insomma, sicuramente grande entusiasmo da parte tua e soprattutto la voglia di compiere una piccola grande impresa, magari di tornare nel massimo campionato. Sì, sicuramente, noi non è che ci nascondiamo, noi cercheremo di puntare alla promozione, anche se quest'anno ci sarà la concorrenza di diverse squadre forti, penso alle retrocesse come il Napoli, il Verona, la Lazio, e poi ci sono realtà nuove che sono in mano a proprietà importanti come la Ternana, lo stesso Cesena che appartiene a una proprietà americana, quindi diciamo sarà un campionato a 16 squadre, quindi piuttosto lungo. Dove ci sarà molta concorrenza, però no, non ci tireremo certo indietro. Senti, sfrutto naturalmente la tua competenza anche per parlare del calcio degli uomini, per chiederti che cosa ti sta stuzzicando in questo momento dal punto di vista delle operazioni di mercato.
Ma mi sta stuzzicando due cose in positivo. Quello che Allegri pian piano sta cercando di portare a casa un po' di giocatori maturi, esperti, vincenti, ovvero quei giocatori che poi gli permetteranno di fare il calcio che conosce lui. E quindi io credo che la Juventus il prossimo anno, adesso a prescindere dai nomi che poi ancora arriveranno, si ricandiderà seriamente allo scudetto. E poi il fatto che l'Inter riporta a casa Lukaku, perché un centravanti importante come Lukaku disposta gli equilibri, loro hanno già degli attaccanti importanti come Lautaro, lo stesso Dzeko, però Dzeko un po' avanti negli anni, c'è ancora l'apertura di Dybala, potrebbe diventare anche lui, quindi mi sembra che l'Inter forse perderà un paio di pedine difesa, ma come dice Marotta giustamente è più facile rimpiazzare dei difensori che non dei grandi attaccanti, e quindi se verrà confermato il fatto che anche Dybala magari raggiungerà la rosa dell'Inter, mi sembra che queste due squadre poi saranno le due candidate principali allo scudetto del prossimo anno. Ecco, prima parlavamo con Nicolò Ceccarini anche del Milan e di questo stallo, comunque di queste difficoltà, di queste voci che circolano a proposito del budget limitato sui 50 milioni, insomma diventa ancora più difficile per i rossoneri confermarsi il prossimo anno? Ma alla luce dei fatti attuali credo di sì. Il Milan ha compiuto già una grande impresa vincendo lo scudetto di quest'anno, avendo un budget rispetto alle altre concorrenti decisamente più limitato, quindi grande merito al lavoro di Maldini e poi di tutto lo staff. Lo stallo è un po' incomprensibile per noi che pensiamo calcio all'italiana, diciamo così, basandoci appunto su situazioni tecniche a noi conosciute. I nuovi proprietari americani la vedono probabilmente in maniera diversa. Immagino anche che Maldini e Massara siano in questo momento in una situazione dove diciamo bollono un po' per sapere come andrà a finire, ed è chiaro che se poi non porti a casa quei colpi che ti serviranno a tenere la linea di galleggiamento a livello di Inter e Juventus, sarà poi difficile riconfermarsi. Quindi penso ai Botman e Renato Sanchez e a tutti quei nomi che sono stati fatti che devono essere ancora poi presi, se si verranno presi, perché comunque qualcuno potrebbe anche sfuggire, no, alla presa del Milan. Assolutamente, perché queste operazioni, se le fai con tempismo, porti a casa a volte giocatori importanti a cifre accettabili e rinforzi veramente la squadra. Poi dopo, quando entrano in concorrenza i club più grandi e quindi il tuo tempismo non è più quello adatto, ovvero si ritarda, e poi è chiaro che gli arriva un Paris Saint-Germain, un Real Madrid o altri club inglesi, e poi i calciatori, è chiaro, fanno il loro interesse e preferiscono andare a giocare poi in club più importanti. Il tempismo nel mercato, soprattutto quando non hai un grande budget a disposizione, oltre alla competenza, ovviamente, il tempismo è la discriminante, se fai bene o fai male. Senti, adesso ti stai preparando in vista del ritiro con il tuo Brescia femminile? Abbiamo ancora un mesetto di tempo, adesso mi preparerò a osservare un po' gli europei femminili che presto saranno in Inghilterra, ci saranno anche gli europei under 19 la settimana entrante in Repubblica Ceca, quindi diciamo che cerco di entrare sempre più in questo mondo del calcio femminile, che è veramente molto appassionante, e poi sul finire di luglio inizieremo la preparazione, perché il campionato presumibilmente inizierà a metà settembre, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, stiamo cercando di fare qualche operazione nel nostro piccolo con qualche calciatrice straniera che di solito portano in Italia un po' di esperienza e un po' di qualità, visto che gli altri campionati all'estero sono di livello più importante rispetto a quelli italiani. Vedremo allora, Massimo, di nuovo in bocca al lupo, a presto, buona serata. Buona serata a voi, grazie Lorenzo. Dunque siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento come sempre a domani, non mancate, grazie per averci seguito, buona serata.